Wow. Benvenuti in questa quarta ed ultima piovosa giornata a Palermo. Cosa vedi? Cosa vedi là? La quarta giornata di Daily Vlog. No, io vedo una città che ci sta nascondendo il miglior cannò di Palermo. Andiamo a trovarlo. Andiamo verso questa piovosa città. Forse abbiamo beccato i 3 giorni col peggior tempo qui a Palermo degli ultimi mesi. Per contrastare questo maltempo, l'unico rimedio che posso conoscere è con un bel dolce. Quale miglior modo se non andando alla caccia del miglior cannolo qui a Palermo? Questa volta per trovare il cannolo migliore di Palermo, a differenza di ieri, ho sfruttato i social. Infatti vi ho chiesto sulle mie storie Instagram quale secondo voi è il miglior cannolo di Palermo. Mi avete consigliato svariati nomi, ma ce ne sono stati alcuni che hanno veramente dominato. Andiamo a scoprire. Ci troviamo ai quattro canti. Molto probabilmente i palermitani avranno già capito in quale pasticceria stiamo andando. E sto parlando di pasticceria Costa. Il cannolo di pasticceria Costa è stato uno fra i 3 più votati. Ovviamente come cannolo prenderemo e valuteremo il classico. Ciao, buongiorno. Da bere credici qualcosa. Grazie mille. Forma del cannolo veramente super elegante. L'unica cosa è che non è ripienato sul momento. Però adesso andiamo all'assaggio di questo primo cannolo di questa ricerca al miglior cannolo di Palermo. Taste test. Buon appetito a tutti. La crema alla ricotta è veramente molto leggera, molto spumosa, non è troppo pesante, non è troppo densa. È veramente molto cremosa. L'impasto è molto friabile. Ha quel tocco di amarognolo che si va a contrastare con il dolce e la crema. L'è buono, l'è molto buono. Quindi per me complessivamente questo cannolo si prende un bel 8. No vabbè, noi siamo abituati malissimo. Io sono partito prevenuto perché in Toscana non mi piace il cannolo. Voto finale 8 meno. Volevo assaggiare solamente la crema alla ricotta però. È mega buono, cioè noi in Toscana siamo abituati male. Questa è tutt'altra storia. Nella ricotta, nella crema alla ricotta sento comunque un leggero sapore di formaggio, ma è comunque dolce, ci sta molto bene. Non so se è normale, ma la sento più bruciacchiata del solito. Però è bello il contrasto. Però è buona. Per questo cannolo abbiamo speso 3 euro. Ok, adesso andiamo verso il prossimo concorrente. Sono veramente fighi questi video, mi sento Alessandro Borghese. Il prossimo posto si trova veramente vicino alla Fontana Pretoria. Sono tutti posticini rigorosamente nel centro storico di Palermo, perché è qui che si consuma la vera cultura culinaria palermitana. Il posticino si trova proprio dentro quella porticina lì, bello nascosto all'interno del monastero di Santa Caterina. È un posticino molto particolare che molto probabilmente non avrei mai trovato se non me l'aveste detto su Instagram. È un posto che ha ripreso le antiche ricette che facevano le monache e che tramandavano di monaca più anziana a monaca più giovane per realizzare i dolci secondo le antiche ricette delle monache. E proprio qui assaggeremo il secondo cannolo di questa sfida. Io sono veramente super in hype per questa ricetta delle monache. E soprattutto perché è un posticino molto nascosto. Ah, dolceria. Non potete capire che profumino esce. Wow. Sono veramente estasiato da questo posto. Hanno un cannolo. Sposto, grazie. Sì. Wow. Cannolo pagato 2,50 euro. L'aspetto è qualcosa di maestoso. È veramente... è un patrimonio dell'UNESCO. È un'opera d'arte. Nient'altro da dire, è fantastico. La pasta è super friabile, si rompe con niente. Poi quando metteva la crema dentro l'involucro sembrava qualcosa di veramente super soffice, super leggero. Non vorrei neanche mordere da quanto è bello. Andiamo al taste test. Si mangia veramente con gli occhi. Buon appetito a tutti. È incredibile. È la crema ricotta più buona che ho mangiato qui a Palermo sicuramente. L'impasto del cannolo è super friabile, super croccante. Mio Dio. Ti vuoi fare di testa. A differenza del cannolo precedente, qui l'impasto non è amarognolo, è leggermente dolciastro. E mi piace molto di più. Assaggiamo questa parte con il candito. No, voglio essere adottato dalle monache io. Per favore, sono qui. Guardatemi. Non ho più parole. Puoi svenirci. Occhio. In confronto a quello che ho mangiato prima, boh, questa è un'altra regione. Come fanno a coesistere nella stessa città? Cioè, due cose del genere sembrano completamente diverse da quanto è buona. Wow.
Cioè, solamente se non conosci questo posto, non puoi consigliarlo. Sono pronto ad andare in paradiso per la seconda volta. Mamma mia, mamma mia, mamma. Fammi assaggiare questo blocco di crema, per favore, fammelo assaggiare. Occhi a mezz'asta. Per me questo è un 10, l'ho detto, è un 10. Con lode. 10. Con lode. 10 e lode? Per me possiamo prendere l'aereo e partire ora. Non so se ci... Non, ho paura. Cioè, se mi dicono che quello di piante degli albanesi è meglio, allora io non so più cosa dire. Non può esistere una cosa migliore di questa. Cioè, guardate qua, è una nuvola sotto forma di crema. Per favore, adottatemi, monache. Voglio assaggiare solamente l'impasto. È leggerissimo. È un impasto leggermente burroso perché è dolciastro. Adesso rimane un altro concorrente, però io non lo so. Non so cosa possa succedere. Palermo imprevedibile, il che mi piace. Ho la ricotta nelle gambe. Cioè, sono una cosa totalmente rilassata. Forse questo è il paradiso. Grazie di avermi consigliato questo posto. I segreti del chiostro. Aspetto di essere adottato. E il tragitto verso la prossima tappa, penso che io ed staremo totalmente in silenzio a pensare a ciò che è appena successo. Non è orgasmo, è shock culinario. Così. Siamo tipo così da 2 chilometri. È il livello superiore. Non c'ero mai arrivato ancora. Eccoci qui di fronte al terzo ed ultimo concorrente. Tastalo, sapori di piana. Ok, amico azzurro, vieni qui. Devi sapere che Tastalo, sapori di piana è il posto nel quale arrivano ogni giorno i cannoli della Piana degli Albanesi. Posto che viene giudicato come il migliore per quanto riguarda i cannoli siciliani. Noi adesso andremo ad assaggiare questo posto dopo aver assaggiato i segreti del chiostro. Vedremo un po' cosa succede. Per caso un cannolo è possibile farlo? Sì. Allora io ho le aspettative veramente molto alte arrivato a questo punto. Non ho idea di cosa possa succedere. Grazie. Grazie mille. A me viene il diabete. Wow. È bellissimo. Starei qui a guardarlo per giorni. Ok, questo qui si dividerà in due perché voglio che si assaggi contemporaneamente. Bisogna essere molto delicati a tagliarlo. Ok, ci siamo con questo ultimo concorrente, con questo ultimo cannolo. Cin cin. Buona appetuta a tutti. Porca vacca. L'è tosta. No, è veramente dura. Allora, la differenza principale sta nell'impasto, che qui è più croccante, leggermente più solido, meno fino, però la crema la ricotta. È lì che se la giocano, alla fine. Ma qui in più ci sono le gocce di cioccolato. La crema è divina. La crema è spettacolare. È proprio leggera la crema. Assaggiamo i canditi. Fresca. Sono proprio in difficoltà. Chi vince? Non ho idea, non ho più pallida idea. Cioè, io sapevo, Palermo è una città assurda. È in grado di stupirti in modi densa e spumosa allo stesso tempo. Guardate qui la crema, che storia. È veramente leggera, cremosissima. Forse ce l'ho, ho il mio classificato. Ho il mio primo classificato in mente. La sfida più dura della vita. Non ho mai visto Edo così in difficoltà. Neanche a te, sì, ti ho mai visto così messa male. E con questo morso dichiaro ufficialmente conclusa questa ricerca al miglior cannolo di Palermo. Dante col paradiso, questa è Beatrice. Ah, è uscito anche l'arcobaleno. Grazie mille. Grazie di tutto. Arrivederci, grazie. Ciao. Arrivederci. Che esperienza, che esperienza. E noi bisogna eleggere il vincitore. Al mio 3 si dice il vincitore di questa sfida, di questa caccia al miglior cannolo di Palermo. 2, 3, Tastalo. Segreti del chiostro. Due partiti differenti. Aspetta però, uno è 10 e lode, l'altro è 10 e lode meno. Lo preferisco per il semplice fatto che la cialda è molto più croccante, molto più solida, il che mi piace veramente un sacco. E nella crema ricotta c'è un leggerissimo sentore di formaggio, però non è troppo evidente ed è dolce. Mi piace veramente tantissimo. Spettacolare la crema ricotta a Tastalo. E invece te perché preferisci quello delle monache? Io preferisco quello delle monache semplicemente per il fattore sorpresa. Cioè, era completamente inaspettato. Il posto inaspettato è il contesto, fondamentalmente, che gli ha dato quel...
più in più. Però attenzione, guarda, perché il cannolo da tastolo costa 2,20 euro, mentre quello della Monaca è 2,50 euro. Però giusto per informazione, è quello più economico tastolo. Però adesso non uscite da questo video perché ci sarà una sorpresa finale. Ma ciao Teatro Politeama! Che bella Palermo, che bella la vita con i cannoli siciliani. Molto classicheggiante, con le metope, i triglifi e colonne ioniche. Davvero molto bella questa piazza. Allora, prima che mi diciate: ah, ma non sei stata alla bucceria, dovevi andare alla bucceria a mangiare il cibo. Non c'è niente a mangiare qui. Però adesso manca 20 alle 6 e abbiamo appuntamento a Tastalo. Ci aspetta una bellissima avventura adesso. Andiamo a ripienare questo cannolo da 2 kg. Ciao. Ciao. Siamo tornati per... Mamma mia. Questi festeggiano stasera. Cannolo da 2 kg. Guarda, ti piace quello che posso. Posso fare la foto? È un mostro. Penso di non aver mai visto così tanta crema ricotta in tutta la mia vita. Bellissimo, che spettacolo. Per sfortuna il cannolo da 2 kg non è per noi, però era bello comunque vedere la preparazione, molto soddisfacente. Sbadilati di crema e ricotta. Penso che conclusioni migliori per questa serie di daily vlog da Palermo non ci poteva essere. Perciò amici miei, che dire, qui dal Teatro Politeama vi dico che per questi daily vlog da Palermo è tutto. Palermo avrà sicuramente lasciato un po' di crema alla ricotta all'interno dei nostri cuori. Ciò che dire, è stato veramente un piacere stare qui questi giorni, assaggiare tutti i cibi palermitani. Prossimamente vedrete i food tour sul canale. E noi ovviamente ci vediamo prossimamente con un nuovo bellissimo daily vlog. Arrivederci.